L'amministrazione comunale di Santa Giustina ha ufficialmente consegnato alla cittadinanza la piscina e la palestra. Due strutture non solo adeguate rispetto alla recente normativa antisismica, ma anche meglio fruibili e con un'impiantistica ottimizzata. L'investimento totale è stato di ben 2 milioni di euro, di cui 1 milione 800 finanziati con i fondi dei comuni di confine e circa 200 mila euro con il bilancio comunale. Alla cerimonia erano presenti le maggiori autorità politiche locali, tra cui i rappresentanti degli enti coinvolti nella realizzazione del progetto, dal comune all'Unione Montana Feltrina sino al fondo Comuni Confinanti. Angelo Marchetta di Onda Blu, società che avrà in gestione la struttura nei prossimi 10 anni, spiega in breve quali siano stati gli interventi. Bisogna sottolineare quello che è stato il miglioramento sismico, che va, arriviamo circa al 74%. Di conseguenza ci sono state fatte il rinforzo dei pilastri interni e sono state le colonne in acciaio della palestra sono state rinforzate e di conseguenza sono stati messi dei controventi al fine di garantire al massimo quella che è su un impianto già esistente, migliorare quella che è l'aspetto sismico. Su un progetto di questo tipo si è tenuto conto del risparmio energetico, del risparmio anche dell'acqua potabile e così, di conseguenza noi per quanto riguarda il risparmio energetico possiamo quantificare attualmente in circa il 30% rispetto all'anno precedente. Al termine della cerimonia di inaugurazione c'è stata la consueta benedizione da parte del parroco Don Gianni Trevisan, poi la visita guidata ai rinnovati spazi di piscina e palestra.